Ciao divette e ciao divetti. So che siete super felici di vedere questo video. Allora, cos'è successo, ragazzi? Allora, intanto vi volevo dire che un po' di giorni fa qualcuno mi ha scritto nei commenti: Diva, perché non fai un video in cui parli del dissing tra Chiara D'Alessandro e Sonia Bruganelli? Tutta quella storia lì, e io ho risposto: non lo faccio perché non è affar mio. Devo fare video in cui sputtano qualcuno, lo faccio sempre perché questo qualcuno mi pesta i piedi o mi fa qualcosa. E non era questo il caso. Non fosse che probabilmente Chiarona Nazionale deve averlo letto. Deve aver letto da qualche parte che appunto io non avrei fatto video in merito perché non ero stata tirata in ballo, e quindi che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto Chiarona Nazionale? Che cosa ha fatto? Mi ha tirata in ballo e ha parlato di me, nominando invano il nome di una creatura che a lei è superiore in fatto di divinità. Questa cosa mi è sopraggiunta proprio oggi. Perché io non sapevo niente, io non seguo Chiara D'Alessandro, né mi interessa seguirla. Io, a quanto ho capito, è di un bel po' di giorni fa, di una settimanella fa, qualcosa del genere. Insomma, quando c'era ancora il dissing con Sonia, infatti io sono stata nominata proprio in quel contesto e non lo sapevo. Oggi un mio caro amico mi ha proprio inviato lo spezzone di video in cui Chiarona mi ha nominata. Che ricordo, Chiarona, non nominare il nome di Dio invano, te l'avranno insegnato al catechismo oppure no? Invece tu l'hai fatto, tu eretica, mi hai nominata. E quindi eccomi qui a rispondere a quello che Chiarona ha detto. Ha fatto delle dichiarazioni false, completamente false sul mio conto, e questo a me dà fastidio. Perché giustamente non ha senso che una persona parli dei miei guadagni, del fatto che io venga o non venga pagata nelle trasmissioni o cose del genere. Chiara D'Alessandro parlava di Barbara D'Urso, parlava di Pomeriggio 5 e ha detto che lei non è stata pagata per fare Pomeriggio 5 e che non sono stata pagata nemmeno io. Il fatto che tu non venga pagata nelle trasmissioni perché evidentemente non ti reputano un personaggio di valore, non significa che anche gli altri non vengano pagati. Nel mio caso, io sinceramente queste cose avrei preferito tenerle per me, anche perché sono cose personali, pagamenti e roba varia. Però per quanto mi riguarda, la mia esperienza di Pomeriggio 5, non sono stata pagata la prima volta che sono andata, mi hanno pagato semplicemente le spese, ma la seconda volta, siccome sono stata al serale, ovvero a Live non è la D'Urso, e ho fatto il dibattito con Sgarbi, con Platinette, con la Collovati, quindi con personaggi comunque della televisione, sono stata pagata. Mi hanno dato 1500 euro per partecipare a quella serata e successivamente, quando sono tornata a Pomeriggio 5, mi hanno di nuovo pagata, perché da quello che avevo capito, una volta che si fa un contratto di pagamento per una trasmissione, almeno nel loro caso, poi si continua a venire pagati ogni volta che si viene chiamati in quella trasmissione. Quindi io ho preso 1500 la serata e 300 o 500, adesso non mi ricordo, comunque molto meno invece per partecipare a Pomeriggio 5 dal momento che io avevo fatto la serata. Quindi questo è quello che io ho ricevuto dai programmi di Barbara D'Urso. Il fatto, Chiarona, che tu non sia stata pagata e tu sia stata un po' come follettina, sfruttata solo per le visualizzazioni, perché faceva scena, mandarti a fare la sauna o quello che sei andata a fare e prenderti un po' per il culo, non significa che questa cosa
capiti anche ad altre persone, non siamo tutti uguali, ci sono personaggi e personaggi. La prossima volta che vuoi nominare il mio nome invano, informati prima, magari chiedimelo, ma ti hanno pagata per fare quel programma? E io ti dico sì, guarda, mi hanno pagata, cioè è molto semplice il discorso. Poi, per quanto riguarda le altre cose che Chiarona ha detto, sinceramente non mi interessa il fatto che lei mi chiami Plastic Girl e mi prenda in giro perché ho rifatto qualcosa e dica che io sia piena di silicone, che poi ragazzi il silicone non si usa dagli anni 90, vabbè, dettaglio, chi se ne frega ragazzi, sempre meglio essere pieni di silicone che pieni di lardo, cioè io penso che se voi doveste scegliere se essere piene di silicone o piene di lardo, penso che scegliereste il silicone piuttosto che pesare 500 kg. Sonia Bruganelli, che è una grandissima donna, ti ha per l'appunto dato un consiglio utilissimo, ti ha fatto una critica, magari non desiderata, però sinceramente se a me facesse una critica Sonia Bruganelli, cioè sarebbe oro, perché è una donna di spettacolo, una donna sposata con un grandissimo presentatore, quindi se mi arrivasse una critica da Sonia o da Paolo Bonolis, la accetto, perché loro possono criticarmi, ne sanno più di me nel mondo dello spettacolo. Giustamente Sonia ti ha detto, dato che insomma non sei bella, cerca di migliorare nelle tue altre qualità, nella simpatia, insomma nella personalità, senza renderti pure antipatica. Lei lo ha detto in modo un po' più gentile, ma il senso era quello, quindi tu avresti dovuto accogliere questo consiglio. Tutto questo è nato dal fatto che Chiarona si è sentita paragonare a Follettina. Nel contesto di Avanti un altro, perché nel contesto di Avanti un altro c'era una domanda su Chiarona, e a parte che, cioè, io per esempio, a me non è mai successo che davanti un altro abbiano fatto una domanda su di me. Se facessero una domanda su di me sarei più che contenta, cioè sarei onorata. Invece Chiarona si è offesa perché c'è stato un paragone con Follettina, quindi lei ha dato fastidio essere paragonata a Follettina, che io dico, che cos'hai di diverso da Follettina? Cioè siete tutte un po' nello stesso genere. Chiara D'Alessandro, Follettina, Rosario Muniz, Praticò, Giuseppe Simone. Remaschina non ha detto nulla di male nei tuoi confronti, non ti ha offesa e non ha fatto bullismo proprio a nessuno. Poi invece per quanto riguarda l'ultima cosa che Chiarona ha detto, che io avrei rosicato perché non sono stata invitata al suo matrimonio oppure non mi è stato dato il permesso di fare il vlog al suo matrimonio, in realtà non è proprio andata così. Adesso io non mi ricordo bene come era andata, dovrei andarmi a riguardare i video, però di una cosa sono certa, che io a quel matrimonio non ci volevo andare, ma ero stata invitata più volte, mi era stato detto che ci sarebbe stata anche Barbara D'Urso con insomma il servizio di Pomeriggio 5 e ho detto vabbè, ci posso anche andare, no? Almeno magari una cosa un po' divertente, un po' che va in televisione, può interessare anche a me, ci posso anche andare. Ma io non sono andata neanche al matrimonio di mia mamma, che mia mamma si è sposata un po' di mesi fa. Non sono andata per un motivo, non perché avessi qualcosa contro, ma perché c'erano tutti i parenti invitati, gli amici, tutta questa gente. Io odio le persone e quindi non ci sono andata, come non sono andata al matrimonio di Chiara, la mia migliore amica, anche al suo non sono andata, per lo stesso motivo. E quindi non volevo andare neanche a quello di Chiara, ma siccome lei continuava ad insistere, poi una volta che era sfumato il fatto che ci sarebbe stata anche la presenza di Barbara D'Urso, io ho detto vabbè, vengo e faccio il vlog, perché almeno già se devo subire una tortura del genere, comunque un matrimonio nel momento che viene vloggato, cioè di un personaggio che comunque fa YouTube, fa visualizzazioni, quindi perché non fare anch'io visualizzazioni come ospite del matrimonio di Chiara D'Alessandro, dato che ci devo andare per forza e questa continua a insistere. Ho pensato quello, ma poi in realtà
io avevo già la scusa pronta del tipo che se davvero ci fossi dovuta andare avrei fatto finta di stare male, di ammalarmi, di prendere il Covid, che ancora non esisteva il Covid, ma per il matrimonio di Chiara ed Alessandro vi assicuro che avrei preso il Covid anche se ancora non esisteva. Andavo nel laboratorio in Cina e dicevo usatemi come cavia per il Covid, quindi sicuramente poi alla fine non ci sarei andata. Chiarona, insomma, ridimensionati un attimino e impara a rispettare chi ti è superiore e a non prendertela con le belle donne come Cremaschina, come Sonia, come me, come altre che ti sono, insomma, superiori in tutti i sensi. Con questo io concludo, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo.